Vedi, Presidente, semplicemente per farti notare un altro piccolo errore, ma purtroppo ci siete abituati, io mi devo ripetere sempre. La convocazione del Consiglio Comunale recita, primo capo all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, articolo ex 174,1, lettera A. Caro Presidente, questo debito fuori bilancio che stiamo andando ad approvare, tra l'altro non c'è il parere dei revisori, o noi non abbiamo avuto nelle carte il parere dei revisori a questo debito, ma io che ho partecipato alla commissione come uditore, faccio presente al resto dei consiglieri che non era presente, in commissione erano presenti solo Mauro Ferraro come presidente, io, Iese e non ricordo Peppe, mi sembra, Peppe Danna. L'avvocato Iavarone, attuale vostro aiutante, supporto, fece presente, ricorderanno bene i consiglieri, che questo debito di Maso altro non è che una parte di un grosso debito che ci ritroveremo, e quindi chiaramente andando a votare questo debito automaticamente abbiamo riconosciuto tutto il resto. Per chi non fosse al corrente, sembra che questo debito di Maso riguardi, per chi è di Casoria e forse conosce Casoria, giù Santa Maria vicino alla chiesa, dove attualmente abbiamo ancora le transenne, stiamo pagando ancora quelle transenne, saranno un 4-5 anni, e quella quota non è questa che andiamo a pagare adesso. Quindi il riconoscimento di questo debito fuori bilancio che voi consiglieri della maggioranza vi andrete a prendere, anche se qui hanno sbagliato, ma giustamente voi siete tutti esperti di legge, quindi o 174 o 194 per voi andava bene lo stesso, tanto dovete semplicemente votare, è semplicemente una parte di un debito, perché noi abbiamo un'avvocatura, e questo ce l'hanno detto i revisori più e più volte, tant'è vero che citano che non è ancora mandato le carte alla Corte dei Conti, perché dobbiamo mandare le carte alla Corte dei Conti da dicembre. I revisori lo hanno ancora una volta specificato dopo che io l'ho fatto presente in Consiglio almeno altre 5 volte. Quindi, caro Presidente, quando leggi che mandiamo le carte alla Corte dei Conti, dipende che cosa vogliamo mandare alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti sta aspettando ancora la nostra relazione dal 21 dicembre 2017 e i revisori dei conti ve l'hanno detto almeno una quindicina di volte. Voi queste carte non le avete mandate perché non siete in grado di quantificare i debiti fuori bilancio. Questo è semplicemente uno dei primi debiti con cui non solo si rischia di rovinare il bilancio del comune, perché poi non si capisce sti pareri che arrivano 5 minuti lì. Stamattina è stata pubblicata una delibera di variazione al bilancio per 14 milioni di euro, non si capisce da dove esce se oggi andiamo a fare un riequilibrio di bilancio, per cui il sottoscritto in questo momento abbandona l'aula su questo capo e ritornerò sul prossimo capo per avere un altro po' di attenzione. Grazie. Ci troviamo. Salve. Allora, non ci sono